ultimamente Gigi D'Alessio è stato, sia pur indirettamente, nell'occhio del ciclone del gossip, la lite a distanza fra la ex compagna Anna Tatangelo e la figlia avuta dal precedente matrimonio ha tenuto banco sui social e sulla stampa di settore, anche se lui, prudentemente, non è sceso in campo per difendere o attaccare nessuna delle due parti. Ospite da Fiorello nella trasmissione Il Rosario della Sera, su Radio DJ, D'Alessio ha anzi dato conferma di saper scherzare anche sulle sue disavventure ed ha scritto una canzone ironica nella quale, fra una risata e l'altra, ne ha dette quattro proprio alla radio che lo ospitava e al grande capo Linus Fiorello. Dopo il lutto e lei grande decisione, ecco cosa ha confessato come molti di voi ricorderanno. Gigi D'Alessio reagì male alla sua al Sanremo 2017, l'ultimo condotto da Carlo Conti, e contestò la formazione della giuria, nella quale figurava anche Linus. In seguito i due si chiarirono e tutto è stato archiviato. Ora Gigi torna a scherzare e lo fa puntando sul fatto che a Radio DJ le sue canzoni non passano molto spesso. Radio DJ, tu la mia musica non passi mai, inizia la canzone di Gigi, che poi prosegue, sempre in tono neomelodico. Chi ascolta le mie canzoni non sono mica coglioni, più di 20 milioni di dischi in Italia ho venduto, le sai, per poi concludere in bellezza, non sarò il Linus. Il figo che Linus apprezza, di musica lui non capisce una mazza, a Sanremo da lui sono stato inc. Tra una risata e l'altra, insomma, Gigi si toglie qualche sassolino che ancora gli restava nella scarpa, il tutto però con grande ironia, tanto che alla fine della breve esibizione è stato mandato in onda un messaggio di Linus che rinnovava il suo affetto per il cantautore napoletano, affetto ampiamente condiviso da Gigi.